Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07 dopo il pagellone della Formula 1. Esce anche il pagellone della MotoGP 2020, il pagellone del fine stagione. Rispetto a Formula 1, sono sincero, MotoGP sono leggermente meno competente, nel senso che l'ho iniziato a seguire quest'anno. La seguivo anche gli anni scorsi, sì, so benissimo che Marquez ha vinto 6 mondiali in 7 anni, per farvi un esempio, però l'ho seguito di rado. Invece quest'anno ho proprio praticamente visto tutte le gare, tranne la prima. Però ok, stagione diciamo caratterizzata dall'infortunio di Marc Marquez, dalla vittoria di Joan Mir, che è stato il più costante di tutti. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, andiamo ad analizzare i piloti 1-1. Vamo 5 e mezzo per Quartararo, per lui 4 pole e 3 vittorie. Però quelle 3 vittorie sono gli unici 3 podi che farà durante la stagione, perché per il resto parliamo di un Quartararo continuamente discontinuo. Praticamente lui o vince o va fuori dai punti, e la maggior parte delle volte è stato così. In testa al mondiale fino a 5 gare dal termine, poi in 5 gare ha praticamente perso tutto. Vi leggo i risultati delle sue ultime 5 gare: 18esimo, 8esimo, 14esimo, ritirato 14esimo. Praticamente, ragazzi, ha fatto più ritiri che punti nelle ultime 5 gare. Un altro po', cioè, vabbè, no, questa frase è un po' insensata. Però insomma, la stagione di Quartararo che inizia veramente a bomba, ragazzi. Il francese inizia con 2 pole e 2 vittorie nei primi 2 Gran Premi, quasi dando l'impressione di voler monopolizzare la MotoGP 2020, e invece poi arrivano i primi risultati negativi: 7esimo, 8esimo, 13esimo, ritirato. Poi un po' si riprende, 4° e 1°, però poi nelle ultime gare inizia a far cagare su cagare: 9°, 18esimo, 8°, 14esimo, 14esimo, ritirato. La costanza gli manca tantissimo. Tra lui e Morbidelli il più forte è lui, e lo dico da italiano, ma è il più costante, e tutta la vita Morbidelli, che sicuramente ha avuto un voto più alto di lui. Aveva il mondiale in mano e poi ha deciso di far schifo le ultime gare. 5 e mezzo per Quartararo, che comunque rimane il mio pilota preferito. Ah, e piccola cosa che volevo dirvi, ragazzi: è il pilota grazie alla quale ho iniziato a seguire MotoGP quest'anno. Cioè, io mi sono innamorato praticamente del suo stile di guida, delle sue interviste. Cioè, ragazzi, è il diablo, è il diablo. Tra coloro che lo hanno praticamente predeceduto nella classifica finale c'è Alex Rins, che ottiene 4 podi, una sola vittoria, 2 in meno rispetto al francese precedentemente citato, precedentemente a cui ho dato una valutazione. Però ha fatto un podio in più, quindi 4 podi per Rins, che si è svegliato solo nella seconda parte di stagione, ragazzi. Perché tra Mir e Rins il più forte è Rins. Stesso discorso di Morbidelli e Quartararo, però Mir è stato il più costante, specie nella prima parte di stagione, dove Rins l'ha fatta veramente da horror. Al primo Gran Premio in Spagna non ha partecipato, poi ha fatto 2 ritiri, quindi insomma, ragazzi, è stato anche un po' sfortunato. Però per il resto è stato, soprattutto nella seconda parte di stagione, costantemente più forte di Mir. Se fosse stato più costante, il mondiale potrebbe averlo vinto lui, invece lo vince Mir. Per lui, ragazzi, 7 podi. Sapete quanti sono 7 podi in un mondiale così pazzo come quello di quest'anno? Sono davvero tantissimi. Premiata la sua costanza, alla fine era praticamente a 3 gare dal termine, era un passo dalla vittoria del mondiale senza aver vinto nemmeno una gara, e quindi ha vinto in il Gran Premio d'Europa e ha detto: beh, una gara fatemela vincere. È stato il più costante di tutti, non per niente anche quello con il voto più alto in questa classifica. Quindi per lui 7 podi, una vittoria, la vittoria del mondiale, che si porta a casa grande spagnolo Joan Mir, anche abbastanza giovane, quindi bravissimo. Molto male invece quello che era praticamente avvantaggiato nella corsa al titolo, Maverick Viñales. Non l'abbiamo mai visto in lotta per il titolo in realtà quest'anno, forse fino alla vittoria nel GP della Toscana, no, dov'è che era il GP? GP dell'Emilia Romagna, ragazzi, dove Viñales è anche andato a vincere, però poi ha iniziato ad ottenere una serie di risultati negativi fino alla fine dell'anno. Beh, almeno è sempre andato a punti, sempre nei primi, insomma, siamo lì. Però ragazzi, aveva il mondiale in pugno, secondo me, perché la moto più forte ce l'aveva lui, specialmente le prime gare. Si è fatto prima battere da Quartararo e poi successivamente anche nel passo gara Valentino Rossi gli è stato superiore, quindi una cosa veramente incredibile. Alla fine arriverà sesto nel mondiale con 3 podi, una pole e una vittoria, ma con la consapevolezza che questo poteva essere il suo mondiale, ed è arrivato solamente sesto in classifica con solamente un ritiro. Meglio di lui, ma con una moto inferiore, invece, con un buon 7,5, si piazza Paul Espargaró. Per lui 2 Paul, fa pure rima, Paul Espargaró. L'anno prossimo prenderà il posto di Alex Marquez, anche se secondo me prenderà il posto di Marco Marquez, è un pilota comunque abbastanza continuo lui. Terminerà quarto questo mondiale del 2020 poi la Espargaró con una KTM, la migliore delle KTM, seppur l'unica che non è riuscita a vincere. Parlo tra lui, Binder, che ne ha vinta una, e Oliveira, che ne ha vinta lui. Comunque lui ne esce con 5 podi, nelle ultime gare ha fatto benissimo, quarto, terzo e quarto, costantemente in lotta per il podio, ragazzi. Forse qualche ritiro di troppo, perché alla fine fa la bellezza di 3 ritiri, però insomma, un pilota abbastanza continuo nel rendimento, e secondo me farà bene nella Honda. Per quanto riguarda invece il suo collega Brad Binder, no, si chiama Brad,
sì, si chiama Brad Binder. Per lui una vittoria, poi per il resto dell'anno ha deciso di far cagare. Cioè, qualche piazzamento in top 5 non si è visto. Quarto posto in Austria, quinto posto a Valencia, però per il resto si è fatto veramente vedere male. Solamente una vittoria che comunque gli vale uno chapeau, gli vale anche il 6. Secondo me poteva fare qualcosina in più, alla fine terminerà undicesimo il mondiale, però con la consapevolezza che poteva fare qualcosina di più Brad Binder, quindi una sufficienza comunque piena. Non mi sento di dargli un'insufficienza, perché comunque è riuscito molto spesso ad estrarre anche delle belle gare, però un po' discontinuo nei risultati. Tutto sommato, nella valutazione complessiva gli do un 6. Per quanto riguarda invece Jack Miller, gli do un 6,5. 6,5 perché secondo me c'erano delle gare dove poteva fare molto di più. 4 ritiri pesano alla fine, pesano tanto 4 ritiri, pesa tanto anche un po' la sua irruenza a volte, però abbiamo visto che in qualifica è molto molto forte, anche se non ha mai ottenuto una pole, però molto molto forte in qualifica. Secondo me anche le migliori delle Ducati nel passo gara, alla fine arriva solamente a 3 punti da Dovizioso e arriva sesto nel mondiale a pari merito con Vignales. 4 podi per lui, solamente Mir ha fatto meglio di lui e qualcuno che vedremo dopo ha fatto al pari suo, quindi veramente bene lui. 4 podi, 7° posto in classifica, bravissimo. 6 invece Alex Marquez, bene, uno che dovrebbe rimpiazzare Mark, suo fratello tra l'altro, un pluricampione del mondo, non può fare solamente 2 podi, però c'è da dire che la Honda non lo ha affatto aiutato, però lui a sprizzi si è visto il talento. Non sono neanche pochi gli episodi sfortunati, è arrivato 3 volte fuori dei punti, è arrivato a due ritiri consecutivi dopo 2 podi consecutivi a cavallo, ovvero Francia e Catalogna, cioè non Catalogna in realtà, è il Gran Premio d'Aragona, però non so se si trova esattamente in Catalogna. Comunque 2 podi per Alex Marquez, 14° posto in classifica, non l'ho aiutato, però a volte quando serviva è uscita la sua vera moto, specialmente nelle ultime gare, anche se sono arrivati dei ritiri. 6 invece per Nakagami. Lui è un pilota molto molto strano, perché ha fatto una pole e è sempre arrivato praticamente in top 10, sempre ragazzi, molto spesso viene del podio, però è l'unico pilota che non è andato a podio. Molto molto strano, il pilota più continuo della MotoGP, sempre a cavallo tra il quarto, sempre costantemente tra il quarto e il 7° posto in classifica. Infatti è arrivato a giocarsi il mondiale, a un certo punto era semplicemente tipo a meno 15 dalla vetta, poi ha fatto quella magica pole, diciamo così, nel Gran Premio di Aragon 2, che lo avrebbe messo definitivamente in lotta per il mondiale, perché era la quart'ultima prova del mondiale. Nakagami era a meno 16, meno 17, una cosa del genere, dalla vetta, a quel punto occupata da Joan Mir, che aveva appena superato Quartararo. E quindi ragazzi, invece ha deciso di ritirarsi proprio in quel Gran Premio. Era l'unico a non essersi mai ritirato, sempre costantemente tra il quinto e il 7° posto, tranne il 10° posto nella prima gara a Jerez. E invece no, si è ritirato. Però tutto sommato un 6 per Nakagami, che soprattutto nella seconda parte di stagione si è visto costantemente nei primi 5. Passiamo invece ad analizzare un pilota che secondo me, soprattutto in tutto l'arco dell'anno in generale, è stato sottovalutato, Franco Morbidelli. Per lui il secondo posto in classifica, 3 vittorie, 2 pole e 5 podi, una prestazione veramente super di Franco Morbidelli, il secondo pilota che ha ottenuto più podi insieme a Pole Spargarò. Poi c'è Rins con 4 podi, poi c'è Miller con 4 podi, però tutto sommato è arrivato a battagliarsi il mondiale soprattutto nell'ultima parte di stagione. Se fosse stato più costante nella prima parte di stagione, probabilmente si sarebbe giocato più a lungo il mondiale con Mir. Alla fine arriva a semplicemente 13 punti dallo spagnolo, quindi 13 punti che separano il mondiale da Franco Morbidelli, che comunque ha fatto un'ottima annata e sta riportando l'Italia in alto. Speriamo per lui per l'anno prossimo, perché ha tutti i numeri per dar filo da torcere praticamente a tutti, grazie alla sua costanza. Costanza che nell'arco dell'anno ha ottenuto anche un suo collega italiano, diciamo così, collega italiano, Andrea Dovizioso. Gli do un 7, una vittoria e 2 podi per lui, quindi non male, 4° posto in classifica finale, quindi veramente un ottimo Andrea Dovizioso, che anche con una moto che sicuramente quest'anno non rendeva, mentre tutti si sono migliorati, la Ducati è praticamente peggiorata, non teneva neanche in piedi, solamente un ritiro per lui dove neanche era colpa sua, peccato. Una costanza di rendimento unica durante l'arco del mondiale, riesce ad ottenere 2 podi comunque con una moto che non era praticamente la sua. Se non ci fosse stato Petrucci a mettergli il bastone tra le ruote, le vittorie sarebbero secondo me 2, e sarebbe anche riuscito a battagliarsi per più tempo il mondiale, perché ridendo e scherzando Dovizioso anche battagliato il mondiale, quindi il 7 è d'obbligo. 6 più invece per un altro italiano, il terzo italiano di fila che andiamo a valutare, Francesco Bagnaia. Pecco Bagnaia, 6 più per lui. Allora, alla fine diciamoci la verità, Bagnaia è un po' strano andare a valutare, perché lui non ha fatto una stagione, ha fatto anche meno, mi sbaglio, di mezza stagione.
Perché per 3 Gran Premi è stato infortunato, mentre in 6 Gran Premi si è ritirato. Quindi uno che in 6 Gran Premi si è ritirato, 4 ritiri nelle ultime 5 gare per Pecco Bagnaia, e a 3 non ha partecipato, è un po' difficile valutarlo. Però andando a leggere i suoi risultati, un 6 più è d'obbligo, perché è settimo a Jerez, secondo al Mugello, quindi primo podio in carriera, sì, Mugello, a Misano, primo podio in carriera per lui, in MotoGP, quindi veramente veramente bene. Sesto in Aragon, 13° in Francia e 11° in Valencia, quindi veramente veramente bene. Non vedo l'ora di vederlo l'anno prossimo per valuterlo meglio, però per il momento un'insufficienza, non me la sento proprio di dargliela. Per quanto riguarda invece un altro ulteriore italiano, Danilo Petrucci, lui una vittoria, però per il resto un campionato veramente scadente. È vero che non aveva la moto adatta a lui, però 12° posto in classifica finale, lontano anni luce dal suo compagno di squadra Dovizioso. Pensate ragazzi che Petrucci solamente per 3 volte, esclusa la vittoria, è riuscito ad arrivare in top 10, quindi veramente veramente male. 5 anche per Zarco, ma aspettavo tutt'altro da lui. È vero che guida pur sempre una Ducati, magari non adatta al suo stile di guida, magari non adatta a ottime prestazioni, però ha ottenuto comunque una pole, un podio, mi fa capire che lui è un pilota veramente forte. Però quest'anno è andato al di sotto delle aspettative, anche perché voleva la Honda lui. 6,5 invece per Oliveira, una pole, 2 vittorie per lui, quindi veramente veramente bene. Amprain nell'ultimo Gran Premio, alla fine arriverà nono in classifica. Si vede Aspritz un po' discontinuo, però è il più forte dei piloti della KTM se andiamo a paragonare con Binder. Quindi veramente bene, 6,5, però non esageriamo perché è stato comunque discontinuo, più continuo di lui. Sicuramente invece è stato Paul Espargaró. 6 invece per Valentino Rossi, un podio per lui con un 15° posto in classifica finale. È molto difficile andare a valutare anche Valentino Rossi, perché Valentino Rossi alla fine sono 5 ritiri per lui, 2 Gran Premi a cui non ha partecipato, quindi veramente molto difficile valutare il lavoro di Valentino Rossi. Però ha mostrato un passo a gara superiore a Vignales, si è mostrato superiore a Vignales anche nella media punti. Se andate a vedere la media punti di Rossi nelle gare dove non si è ritirato, è superiore a quella di Vignales, perché lui fino a quando non ha avuto l'infortunio ha fatto terzo, quinto, nono e quarto, quindi veramente degli ottimi risultati per lui. Quindi un'insufficienza non me la sento di dare. Sono curioso di vederlo ora in Petronas, quindi 6 per Valentino Rossi. Andiamo invece a valutare le altre scuderie in generale. Una scuderia che andiamo ad analizzare per mantenere fede alla tradizione. Continuiamo con una scuderia italiana, perché alla fine la Ducati è italiana, Ducati Pramac. 5 podi per loro, passo in avanti rispetto allo scorso anno, quindi non mi vado a soffermare molto. Hanno fatto meglio loro praticamente della Ducati generale, anche perché se non mi sbaglio hanno fatto più punti. Ducati che si è vinto il mondiale costruttori, anche grazie ai passi avanti fatti segnalare dalla Ducati Pramac, oltre che alla costanza di Andrea Dovizioso. Per quanto riguarda invece la KTM, vado a valutare la KTM in generale, non divisa tra le due moto, quindi in generale tra l'Equo Napoli, Espargaró, Binder e Oliveira. 3 vittorie per loro, che comunque sono tante. 3 vittorie, hanno fatto più vittorie di Ducati e Yamaha, se volete saperlo. 8 podi, quindi una costanza veramente unica tra Binder, Espargaró e Oliveira, quindi veramente veramente bene. 7,5 passo avanti fatto. E sono curioso di vederli sicuramente, perché le aspettative per il prossimo anno saranno schizzate alle stelle. Malissimo invece la Yamaha, che tiene un 4,5, una vittoria, 4 podi, 3 pole, sono numeri decisamente da horror per la scuderia di Vignales e Rossi. Hanno fatto un'annata veramente veramente brutta, perché potevano vincere il mondiale, potevano battagliarselo, era fuori gioco anche la Ducati. Invece l'hanno fatto battagliare ai colleghi della Yamaha Petronas, anche se in generale la Yamaha non ha proprio fatto una moto da mondiale, perché l'ha interpretata solo Morbidelli per bene. Per quanto riguarda invece la Suzuki, migliore in assoluto delle scuderie, primo posto finale nella classifica delle, se andiamo a vedere le squadre, però quella generale, Ducati prima, però quella solo delle squadre, perché giustamente non solo dei piloti, arrivano primi loro. 8,5, 2 vittorie e ben 11 podi, più di qualsiasi altra scuderia. Un passo avanti veramente enorme fatto. Hanno addirittura vinto il mondiale, quindi veramente super lavoro, anche merito oltre che dei meccanici, anche dei due piloti. Hanno fatto veramente tutto bene. Hanno messo tutto a disposizione di Mirror Race e va bene. 5 invece per la Honda, non do un'insufficienza grave perché comunque non era facile rimpiazzare Marc Marquez, sono stati anche sfortunati. I problemi che hanno avuto non sono solo grazie a Marc Marquez, non hanno avuto problemi solo di aerodinamica, perché Marc Marquez nell'ultima gara andava veramente male, però in generale sono stati sfortunati e comunque 2 podi li sono riusciti a cogliere, quando addirittura la stagione sembrava andare praticamente a rotoli. Comunque Nakagami ha fatto qualcosa di comunque di ottimo. 4,5 invece per la Ducati non mi soffermerò molto. Hanno fatto veramente dei numeri da horror, una stagione da horror. Potevano battagliarsi per il mondiale un anno che non c'era Marquez, e poi un anno che non c'era Marquez hanno deciso di non sviluppare la moto e fare schifo. 5,5 invece per l'Aprilia, non mi soffermo molto, perché comunque non è una moto che conosco, non ho seguito i passi avanti negli ultimi anni. Però l'anno dove più o meno tutti riuscivano bene o male ad andare in top 10, l'Aprilia non è riuscita a fare nulla, e quindi non mi sento di valutarla. Detto questo ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace, caso contrario
dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Ringrazio buon Antonio per le clip, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!